Natale Princi, direttore artistico nonché produttore della 15ª edizione del Memorial di Mino Retano. Pronti per partire, tante emozioni ma anche tanti ricordi. Tante emozioni perché intanto questa sera per la seconda volta c'è l'orchestra Mino Retano, diretta dai maestri Cettina Nicolosi e Roberto Cariri, quindi è una grande serata. Vogliamo ricordare Mino, ma voglio ricordare il grande Gigi. Per me è stata una grande persona e quindi stasera voglio onorarlo come merita. Abbiamo contribuito attivamente e convintamente alla realizzazione, alla buona riuscita di questa seconda edizione qui a Palmi del Memorial Reitano, perché convinti della bontà dell'iniziativa. Una straordinaria serata per tributare la memoria di un grande calabrese come Mino Retano, ma anche per far veicolare e far conoscere a tutti gli aspetti migliori della nostra amatissima terra, che è una terra intrisa di cultura, di arte, di professionisti, ma anche di tanta umanità, e di questa umanità Mino Retano se ne faceva vanto. Quindi la Città dei Palmi è sempre pronta a sposare questi tipi di progetti anche ambiziosi, perché siamo convinti che sulla cultura, sui grandi eventi, su queste importanti tradizioni si può innescare un fenomeno di crescita positiva che porti benessere ai nostri territori. Bene, andiamo ad ammirare la bellissima Erika Cunsolo, che quest'anno presenterà la 15ª edizione del Memorial di Mino Retano, e l'abbiamo colta proprio mentre era al trucco. Sì, in effetti mi stavo illuminando, come se non bastassero i riflettori o la serata straordinaria che stiamo per affrontare. Volevo essere all'altezza, non sono ancora pronta, magari poi riusciremo a vedere anche il dopo, il post, però per il momento tutto il resto è pronto, quindi gli artisti hanno già provato, sanno cosa devono fare, celebrare la memoria di Mino Retano. La storia di questo grande della musica italiana, perché iniziò giovanissimo, già negli anni 60, pensate, si alternava sul palcoscenico in Germania con i Beatles, giusto per farvi un nome. Davvero la memoria di Mino va mantenuta, soprattutto in Calabria, anche se questo è un evento di respiro nazionale, ma io da calabrese per prima ho accettato questo incarico quest'anno, a 15 anni dalla morte di Mino, proprio per rendergli omaggio, perché questo merita. E poi un altro piccolo aneddoto che racconto così, giusto in esclusiva, una chicca. Io Mino ho avuto il piacere di incontrarlo da bambina, era venuto a salutare la nostra scolaresca e mi ricordo che cantò con grande partecipazione per noi bambini Italia, e questa sera sarà uno anche dei brani che ascolteremo, quindi penso che questo ricordo sarà emozionante per tutti, per chi lo ha seguito, per chi è stato suo fan, per chi lo ha incontrato, ha avuto la fortuna di incontrarlo, ma anche per chi è un artista e riconosce il talento che Mino aveva. Bene, quindi tutto pronto con la supervisione del produttore e direttore artistico Natale Princi. Per Natale questo spettacolo non è business, ma è tanto cuore. Noi lo abbiamo capito sin dal primo momento e ci saranno dei momenti emozionanti durante la serata che non voglio anticipare, ma che vorranno dare anche un omaggio al fratello di Mino Retano, che era Gigi Retano, scomparso 2 mesi fa. Quindi questo spettacolo sarà anche un modo per omaggiare lui che si è sempre speso per il Memorial. Questo è il primo Memorial senza Gigi, e quindi vogliamo ricordarlo.